Siamo ancora, Robby, ancora una delle ultime, tra virgolette, fatiche, ma piacevoli fatiche. Ma la fatica perché ha bevuto tutte le volte un bicchiere di vino. Per far vedere che non era sempre lo stesso bicchiere, io verserò un altro bicchiere di vino. Così, a testimonianza della nostra cantina dei divini sapori, che ci ha aiutato. No, veniamo al dunque, il nostro ospite che è importante in una serata dove si alternano sul palco più artisti. Allora, diciamo la tutta. Stasera abbiamo Zaffi Grammi che assieme a me e a Davide Turzi ha organizzato questo bellissimo festival. Giacomo vi deve parlare di come è andato il festival, perché lui per i conti lo ha presentato, e poi ci deve parlare della canzone che abbiamo, di cui abbiamo parlato prima con Nicola Pandullo, che è l'intrattenitore, che ha scritto il testo, l'ha scritto lui. Allora, intanto questa serata è stata complicata per organizzare, perché tanti sì, mix, una grande miscela, no? Con lui ci siamo scambiati qualche messaggino di questo tono, per esempio, come si faceva a organizzare un festival così quando non c'erano i social? Graziano Grazioli organizzava dei festival con 300 persone in teatro e magari si facevano due telefonate un mese prima, poi ognuno seguiva il suo compito e si arrivava al festival finito. Noi invece ci siamo scambiati 500-600 messaggi con delle virgole, perché non spostare la virgola di Tizio, il punto di Caio, e siamo arrivati a questo punto diventando imbecilli proprio. Comunque la soddisfazione è grande, perché arrivare in fondo, riuscire ad avere gli sponsor, riuscire ad avere i patrocini del comune, della regione, bimbo, ma vuol dire lavorare come dei cretini. Comunque è andata bene, siamo contenti di quello che abbiamo ottenuto. È stata dura anche la presentazione, perché poi qui era tutto bello ma un pochino anarchico, cioè tu Davide degli input, però ognuno faceva un po' i cavoli suoi, e sotto un certo aspetto è bello, per chi deve gestire da dietro ti chiedi ma cosa stanno facendo in questo momento, che doveva essere una canzone invece ne cantano tre. Comunque niente, a parte questo, complessivamente la cosa va bene, perché il giudizio finale deve raccogliere la riga, no? il totale è buono, va bene? Allora, noi intanto siamo contenti di aver partecipato come progetto di radio, sì, soprattutto per il fatto di poter comunicare al mondo che ci ascolta, che è un mondo internazionale, che il dialetto è un elemento importante delle varie comunità, certo, tra cui quella modenese, e solo in una, non solo nella forma satirica, ma anche nella forma di amore. Siamo qua comunque, visto che io e lui abbiamo organizzato, che abbiamo di nuovo Davide. Beh, Davide l'abbiamo sentito prima. Davide, torna qua, dai, vieni a sederti. Allora mi riaggrego al direttivo. Al direttivo, direttivo. Chiudiamola questa ultima intervista con il gruppo che ha lavorato per portare sul palco tanti interpreti di varie anche tipologie, no? Abbiamo parlato di varie, anche l'Italia abbiamo attraversato, abbiamo parlato della Puglia con la Taranta, abbiamo parlato con la montagna, siamo passati attraverso la Francia, quindi veramente una miscela. E poi un travaso tra poesia, tra prosa e musica, cioè un mix abbastanza importante, non è una cosa dove ascolti 10 canzonette, c'è un mix interessante. A me è piaciuto molto Davide quando all'inizio non ha parlato di presenza di pubblico, ma ha parlato di progetto, che è molto importante come progetto, perché questo è uno start-up per riprendere in mano un qualcosa che magari poteva un po' essere, poteva scemare, ma invece credo che sia. Condivido il pensiero che hai cercato di intavolare ora con me. Io credo che questo sia un momento nel quale c'è stata la possibilità di confrontarci, di rodare una squadra che ancora non è abituata a lavorare insieme e ha cominciato a lavorare insieme ora. Io credo che in linea di massima ci siano i presupposti per fare delle cose molto belle, molto piacevoli, e a grandi linee credo che gli obiettivi siano stati raggiunti. Ripeto, a noi credo in questa fase non deve interessare il mero obiettivo numerico, ma quello qualitativo. La qualità a mio giudizio è stata raggiunta, la squadra c'è, come in tutti i progetti importanti, come in tutti i progetti a media e lunga scadenza, si dovranno sbussare gli angoli con il passare del tempo. Alcune figure dovranno essere integrate, altre figure dovranno ottimizzare risorse personali per ricoprire meglio il proprio ruolo, ma io credo che in linea di massima il risultato sia stato ottimo per una serie di fattori, soprattutto, e sottolineo soprattutto quello qualitativo.
questa sera sul palco non ci sono stati degli elementi che hanno portato non qualità. E io credo che questo sia l'elemento il fulcro. Bene, assolutamente. Chiudiamo le ultime battute, ci aspettiamo il 20° festival a questo punto, certo. No? Questo è il 19°. Cominciando a lavorare già da domani. Da domani, però nello stesso tempo Roberto mi ha detto che potrebbe essere un'idea itinerante di questa... Sì, faremo questa... il festival, dobbiamo dire, sicuramente partiremo da Modena, come sempre, si partirà da qua e vedremo di studiare un percorso da fare ogni mese in un posto diverso. Bene, quindi a questo punto ci rimandiamo, speriamo di essere ancora ospiti. Come Radiamo Web Radio, è Modena Voce Musica, che è la nostra associazione di promozione sociale del territorio, proprio per dare spazio, voce e musica a tutte quelle che sono le attività di Modena e provincia. Grazie ancora a voi. Quindi in pratica siamo in diretta, quindi abbiamo testimoni sul web e Radiamo sarà una super ospite, no? del festival itinerante e vi aspettiamo. Grazie, ciao a tutti, buonanotte. Ciao, buonanotte.